Tere Shivala Toto. Alleluia nel nome di Gesù Cristo, Padre. Alleluia, siamo qua, Signore, nel nome di Gesù Cristo, Re glorioso. Alleluia, Rebe Tere Sheme Tere Shivata. Alleluia, gloria al tuo nome santo, Padre. Alleluia, glorioso è il tuo nome, potente è il tuo nome. Alleluia, Signore, fai scendere la tua unzione. Oh, Signore, siamo qua riuniti. Alleluia, nel nome di Gesù. Padre, parla ai nostri cuori. Padre, alleluia, Signore, ancora. Oh, abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce. Abbiamo bisogno, Signore, di te. Parla ai nostri cuori. Signore, siamo qua nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, metti la tua parola, Signore, nei nostri cuori. Alleluia, Signore, vieni qua a visitarci, Signore, vieni qua a parlarci. Alleluia, nel nome di Gesù, siamo riuniti nel nome tuo, Padre. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Oh, rebete, sheikia. Alleluia, gloria a Cristo. Alleluia, alzi le tue mani dove ti trovi, carissimo, carissima. Alleluia, lode al Signore. Oh, rebete, sheikia. Alleluia, siamo qua nella gioia. Alleluia. Oh, gloria a Dio, alleluia. Oh, rebe te che le bene sceglia. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, gloria a Cristo. Oh, gloria al nome del Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, alzi le tue mani, gloria a Dio. Glorifica il Signore. Oh, rebe te sceglia. Gloria a Cristo. Senza di te cosa farei? Amen. Senza di te dove andrei? Non avrei vita in me, Signore, mio Signore. Le tue parole sono vita. Le tue parole sono pace. Alleluia, grazie, Padre. Riempi il mio cuore d'amor, Gesù. Gesù. Ravvivami nel nome di Gesù. Alleluia, ho bisogno di te. Ravvivami, Signore. Annaffia il mio cuore. Alleluia, attira il mio cuore a te, Signore. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Purificami, lavami con il tuo sangue, Signore. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Sgrida i demoni, sgrida. Oh, Signore, ogni bugia del diavolo venga sgridata nel nome di Gesù Cristo. Il bugiardo venga sgridato, Signore. Il divoratore venga sgridato nel nome di Gesù Cristo. Benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle che sono in diretta. Padre, fortificali, che loro in questo istante, alleluia, Signore, sentono, Signore, il fuoco dello Spirito Santo, l'unzione, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Oh, rebe te le beshei, libi shei. Amalo koto shebete che le bele sei. Gloria a Dio, ricevi. Alleluia, ricevi il fuoco, ricevi il riempimento. Alleluia. Oh, rebe te le bele sheri abaddai.
Allora abbiamo bisogno del tocco tuo, Signore, di quel tocco potente che ci ravviva, alleluia, che ci accende. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, vogliamo, alleluia, rimanere nel fuoco. Non vogliamo spegnerci, Signore, non vogliamo raffreddarci. Signore, vogliamo rimanere nella fiamma ardente dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Alleluia, alleluia. Gloria a Cristo, alleluia. Oh, alleluia, grazie Padre. Oh, rebe, scele, sitene. Gloria a Cristo. Alleluia, Signore, mi benedica carissimo nel nome di Gesù. Sì, un guerriero di Cristo, allora, che combatte il buon combattimento.
il nostro Signore Gesù Cristo, fratelli e sorelle, perché noi siamo stati, gloria a Dio, alleluia, chiamati a credere in Gesù Cristo, ma non solo credere, non solo a servirlo, ma anche a soffrire per Lui. Amen, gloria a Cristo. Gesù Cristo è morto, fratelli e sorelle, per la nostra giustificazione. Alleluia. Gesù Cristo è morto alla croce, ma il terzo giorno è risuscitato. Il terzo giorno Lui è risuscitato per la nostra giustificazione, per darci la vittoria, per svergognare il diavolo, Satana. A me, e Gesù l'ha sconfitto alla croce. Il diavolo pensava che aveva sconfitto Gesù, ma non sapeva che Lui è stato sconfitto. Amen, alleluia, gloria a Cristo. Perciò forse ti troverai in una situazione non facile. Ti troverai nel deserto spirituale, ti troverai nella difficoltà, ti troverai a combattere forse con qualche situazione, ma il Signore, alleluia, è con noi, perché colui che nel mondo è più forte, colui che è in noi, scusate fratelli, colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Amen. Quanto lo credono questo? Gloria a Dio. Io lo credo. Io ci credo che il nostro Signore Gesù Cristo è più forte di colui che è nel mondo, che è il diavolo, fratelli e sorelle. Amen. Il nostro Signore Gesù Cristo è più forte del diavolo. Amen. Alleluia. Perché Lui è Dio, è il creatore, fratelli. Alleluia. Ora vogliamo ascoltare altro cantico. Gloria a Cristo, che dice: dal cielo scende la benedizione. Alleluia, gloria a Dio, ricevi questa benedizione anche tu. Dio benedica il fratello Vasile nel nome di Gesù Cristo. Il Signore ti benedica, carissimo. Alleluia. Oh, benedetto. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Thank you.
Grazie, Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Padre. Oh, alleluia, nel nome di Gesù. Signore, grazie, a te la gloria, a te l'onore. Oh, Cristo della gloria, alleluia. Ti ringraziamo, Padre, ti benediciamo. Nel glorioso nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, il Signore vi benedica, carissimi fratelli e sorelle, ancora nel glorioso nome di Gesù Cristo. Gloria a Cristo. Alleluia, 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 gloria a Cristo, benedetti Signore.
Amen, gloria a Cristo, un cantico romeno meraviglioso. Amen, gloria a Gesù Cristo. Ora ascoltiamo l'ultimo canto e poi passiamo alla lettura. Amen, il Signore vi benedica carissimi. Alleluia. Sorella Silvia dice cantico Kadosh, amen. Gloria a Cristo, amen, nel nome di Gesù Cristo. Grazie Padre, alleluia. Ascoltiamo questo prezioso cantico che dice Kadosh, santo. Yeah.
Cristo. Amen. Alleluia. A Cristo tutta la gloria nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo siamo qua, carissimi. Amen. Vi saluto nella pace dello Spirito Santo, nella comunione dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Cristo. Siamo qua, fratelli. Gloria a Dio. Amen. Per me è una gioia condividere la parola di Dio. Alleluia. Amen. Il Signore vi benedica, carissimi. Il Signore sostiene la cara sorella Milena nel nome di Gesù Cristo. Padre, ancora benedici la sorella Milena. Signore, sostieni la caccia via l'ansia, sgrida quello spirito, Signore, che la disturba. Padre, nel nome di Gesù, alleluia, Signore, vai a liberarla, vai a dargli la pace, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Sgrida il bugiardo, sgrida Satana, sgrida l'ansia, Padre, nel nome di Gesù, dagli la pace alla sorella Milena, Signore, sostienila, Padre, sgrida l'ansia, Signore, dagli la pace alla sua anima, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, benedicila, fortificala, rinnovala, nel nome di Gesù Cristo, Signore, dagli nuove forze, e benedici tutti i fratelli e le sorelle, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, gloria a Cristo. Amen. Cacciamo via i demoni, fratelli. Amen. Sgridiamo l'ansia nel nome di Gesù Cristo, perché l'ansia è un spirito, fratelli e sorelle, di demoni, che il Signore lo sgridi. Perciò va sgridato e va rigettato nel nome di Gesù Cristo. Salmo 25, fratelli e sorelle, voglio essere breve perché ho il telefono quasi scarico, purtroppo. Voglio essere breve e leggere questo salmo. A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. Amen. Dice: a te, o Eterno, io do la mia anima. O Dio mio, in te confido. Fa che non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su di me. Sì, fa che nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza motivo. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Amen. Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Non ricordarti dei peccati della mia giovinezza, né della mia trasgressione, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. L'Eterno è buono, è retto, perciò egli insegnerà la via ai peccatori. Egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Tutte le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, o Eterno, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme l'Eterno? Egli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nella prosperità e la sua progenie erediterà la terra. Il segreto dell'Eterno è rivelato a quelli che lo temono, ed egli fa loro conoscere il suo patto. Amen. I miei occhi sono rivolti di continuo all'Eterno, perché egli trarrà i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché sono
solo ed afflitto. Alleluia, oh Rebetei, Shiria! Le angosce del mio cuore sono aumentate. Liberami dalla mia avversità. Vedi la mia afflizione e il mio affanno e perdona tutti i miei peccati. Osserva i miei nemici perché sono molti e mi odiano, di un odio pieno di violenza. Custodisci la mia vita e liberami. Fa che non sia confuso perché mi rifugio in te. L'integrità e la rettitudine mi custodiscono perché spero in te. Oh Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Amen. Gloria a Dio. Oh Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Il Signore è buono. Il Signore, alleluia, è buono, fratelli e sorelle. Amen. Dice, grazie Padre per questo salmo, alleluia. Dice, gloria a Dio, vogliamo meditare alcuni versetti perché sono 22 versetti, ma noi vogliamo meditare qualche versetto, gloria a Dio. Dice, alleluia, il versetto, gloria a Cristo, 5, scusate, dice, guidami nella tua verità e ammaestrami. Amen. E ammaestrami, fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno ogni giorno che il Signore ci ammaestri. Noi ogni giorno abbiamo bisogno, Signore, a te io do la mia anima. Noi ogni giorno abbiamo bisogno di dire, Signore, ammaestrami. E dobbiamo, alleluia, dire, Signore, a te io do la mia anima, a te affido la mia vita. Ammaestrami, dice, guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Amen. È il Signore che ammaestra i suoi servi, non è un uomo, non è una scuola, non è una teoria. Oh, gloria a Cristo, è il Signore che ammaestra i suoi servi, fratelli e sorelle, è il Signore che ci ha maestri. Noi non abbiamo bisogno di una scuola. Noi non abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di frequentare una scuola biblica per essere maestrati. È Cristo che ci ha maestra. Perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Amen. Noi dobbiamo sperare nel Signore non solo quando ci troviamo, fratelli e sorelle, nella difficoltà. Ci sono persone che credenti che sperano nel Signore con tutti i loro cuori quando loro vogliono qualcosa, quando loro richiedono qualcosa dal Signore, ma poi quando non hanno bisogno di niente loro non sperano fermamente nel Signore. Ciò, fratelli e sorelle, non è giusto. Io, gloria a Dio, tu e io dobbiamo sperare ogni giorno nel Signore. Ogni giorno dobbiamo sperare nel Signore, perché fratelli e sorelle, carissimi amati, nella grazia del nostro Signore Gesù Cristo, questa vita che noi siamo in questo mondo e siamo in questo corpo mortale che deve morire, perché fratelli e sorelle, noi non sappiamo né il giorno né l'ora quando verrà il Signore. E se io non sto sperando in quel momento nel Signore, il Signore ritornerà. Dice la Bibbia, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede. Ecco perché dice il salmista, diceva, io spero tutti i giorni. Io spero tutti i giorni. Fratelli, dobbiamo sperare ogni giorno nel Signore. Ogni giorno dobbiamo sperare in Cristo. Non solo quando noi abbiamo bisogno, non solo quando ci troviamo nel bisogno, ma ogni giorno della nostra vita, fratelli, dobbiamo sperare nel Cristo della gloria. Amen. Guai a noi, guai a me se io sperassi nel Signore solo quando io ho bisogno. Signore, ho bisogno di questo. Signore, ti prego, provvedimi. Signore, aprimi le porte. Signore, ho bisogno.
No, fratelli, noi ogni giorno dobbiamo riporre la nostra fiducia nel Signore, anche quando le cose ci vanno bene, anche quando le porte si aprono. Alleluia, noi dobbiamo sperare nel Signore ogni giorno. Forse questo giorno sei venuto meno, non hai sperato nel Signore, ecco, ti trovi in quella situazione. Io ti voglio dire, fratello e sorella, umiliati davanti al Signore e chiedi perdono. Chiedi perdono a Cristo. Signore, perdonami, mi pento. Amen, perché il Signore vuole da noi, fratelli, la fede. Forse tu direi, ma io, fratello, sono una persona brava, io ho le opere, faccio, io aiuto i poveri. Ma se tu non hai fede e hai le opere, non vale a niente le opere. Fratelli, bisogna avere tutto in comune, l'opera e la fede. Ma se io faccio l'opera per il Signore, gloria a Dio perché Lui mi ha scelto, e non spero nel Signore, fratelli, la mia opera è invano. Se io non sperasso nel Signore ogni giorno, se io non vivesso per fede ogni giorno, la mia opera fosse invano, fratelli e sorelle. Perché il Signore, amati nella grazia, ci ha ordinati di vivere per fede, sperare in Lui in ogni area della nostra vita. Amen, gloria a Dio. Anche quando noi ci troviamo, alleluia, gloria a Cristo per la gloria di Dio nel buono. Quando ci troviamo, alleluia, nel modo, fratelli e sorelle, giusto, abbiamo di che mangiare, abbiamo di che vestire, come dice la parola di Dio, ma noi dobbiamo sperare anche, gloria a Dio, in quel momento. A me, non che ho i vestiti, ho il mangiare e io non spero nel Signore. Ma no, io gioco e non mi... Grazie, Signore, io ti ringrazio. Sì, mi basta solo una preghiera e poi va. No, fratelli e sorelle, noi ogni istante della nostra vita dobbiamo sperare nel Figlio di Dio. Guai a noi se abbiamo sperato solo per questa vita. Saremo i più miserabili di tutti. È scritto nella Bibbia. Adesso non mi ricordo in che verso. Se avessimo sperato in Cristo solo per questa vita, noi saremmo i più miserabili di tutti, fratelli. Amen, gloria a Cristo. Come c'è, fratelli e sorelle? Oh, alleluia, gloria a Cristo. Della gloria. Saremo i più miserabili, fratelli e sorelle, se noi abbiamo sperato nel Signore. Verso del Salmo 25, vogliamo leggere il versetto 7, gloria a Cristo, che è molto importante, fratelli e sorelle, nel nome del Signore, che dice così: non ricordarti dei peccati della mia giovinezza. Né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. Forse il diavolo, il Signore lo sgridi, ti ricorda il tuo passato. Forse il diavolo ti ricorda i peccati vecchi che tu facevi nella vecchia vita, che non conoscevi il Signore. Il diavolo, fratelli, è furbo. Il diavolo, che il Signore lo sgridi, a volte ci mette i peccati che noi facevamo nel mondo, ma il Signore, amen, dice nella sua parola, alleluia, che Lui non ci tratta, amen, non ci tratta come noi meritiamo secondo i nostri peccati. Lui ci ha perdonati. Lui, alleluia, ha allontanato i peccati, li ha gettati in fondo al mare, i nostri peccati. Lui
ha cancellato i nostri peccati, perché noi, alleluia, ci siamo pentiti, noi ci siamo, alleluia, convertiti a Gesù Cristo. E forse il diavolo, che il Signore lo sgridi, ti viene a ricordare il tuo passato. Tu devi sgridarlo. Tu devi sgridarlo, fratello, sorella. Amen. Perché il Signore ci ha perdonati. Il Signore, per la sua bontà, si è ricordato di noi. Perché dice questo verso: ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. Amen, fratelli, per amore nostro, il nostro Signore Gesù Cristo è morto alla croce. La parola di Dio dice che noi, mentre eravamo peccatori, che mentre noi eravamo schiavi del peccato, Cristo è morto per noi. Vedete il Signore quale amore aveva per noi, fratelli? Forse il diavolo ti ricorda il tuo passato, il diavolo ti ricorda, ma vedi cosa facevi tu nel passato? Tu devi sgridarlo, alleluia, tu devi cacciarlo via, devi sgridarlo e dirgli: Gesù mi ha perdonato, Gesù mi ha lavato, Gesù, alleluia, ha gettato le mie iniquità in fondo al mare. Amen, perché lui, fratelli e sorelle, il diavolo è furbo, il diavolo ha l'astuzia, lui vuole prenderci nelle nostre debolezze, vuole ricordarci il passato, vuole ricordarci i peccati che facevamo nella vecchia vita. A volte, fratelli, il diavolo lo fa, ma noi dobbiamo sgridarlo. Amen? Perché il Signore non si ricorda di noi del passato. Amen? Il Signore non si ricorda del passato. Se tu ti sei pentito veramente, il Signore non si ricorda del passato. Se tu ti sei convertito al Signore, il Signore non si ricorda del tuo passato. Amen? Perché lui ha perdonato i nostri peccati. Amen? Ora siamo nuove creature in Cristo. Amen? Gloria al Signore. Dice il versetto 8, l'Eterno è buono. Amen? Il Signore è buono, fratelli. Il Signore è buono, lui vuole, alleluia, l'ubbidienza da noi, lui vuole che noi lo ascoltiamo, lui vuole che noi lo ubbidiamo. Il Signore vuole questo, alleluia, dal suo popolo. Perché oggi ci dicono che tanti sono i credenti, ma chi sono i veri credenti? Alleluia, chi sono coloro che ubbidiscono a Cristo? Chi sono coloro che veramente amano Cristo? Fratelli, ce ne sono tanti che dicono: io amo Gesù. La Bibbia dice che anche i demoni credono e tremano. Ma chi sono coloro che veramente amano Cristo, ubbidiscono a Cristo, servono Cristo? Amen. L'Eterno è buono, è retto. Perciò egli insegnerà la via ai peccatori. Amen. Vedete come è buono il nostro Signore Gesù Cristo, fratelli. Lui insegna la via al peccatore. Il Signore non vuole che il peccatore si perda. Il Signore non vuole che il peccatore si perda, fratelli. Il Signore benedica anche Giuliano Abruzzese, un mio parente, gloria a Cristo. Il Signore ti benedica, Giuliano. Alleluia, contattami su Messenger per la gloria di Dio. Alleluia, Signore benedica tutti quanti voi, fratelli. Il Signore non vuole che il peccatore si perde. Il Signore vuole che il peccatore si salva. Il Signore vuole che il peccatore non si perde. Perché il nostro Signore Gesù Cristo è buono. Ma però ci sono tanti che dicono: amano Gesù, amano Gesù. La Bibbia dice che anche il diavolo crede e trema. Perciò chi sono coloro che veramente amano Gesù? Chi sono coloro che veramente ubbidiscono a Cristo? Chi sono veramente coloro che amano Gesù?
Tutti dicono amano Gesù, ma chi sono i veri? Chi sono coloro che veramente ubbidiscono a Gesù? La Bibbia dice che il nostro Signore Gesù Cristo insegnerà la via ai peccatori. Il nostro Signore Gesù Cristo insegnerà la via ai peccatori. Amen. Il Signore oggi vuole insegnarti il bene. Il Signore in questo giorno vuole darti il bene. Il Signore questo giorno vuole darti cose buone. Perciò non rifiutarlo. Non rifiutare il Signore. Non rifiutare il Figlio di Dio. Lui vuole insegnarti per il tuo bene. Se ti sta correggendo è per il tuo bene. Amen. Accetti questo messaggio. Accetti il Figlio di Dio. Forse qualcuno ascolterà questo video che ancora non ha accettato Gesù. Il Signore ti vuole insegnare la via da seguire. Amen. Il Signore vuole insegnarti il bene. Forse sarai un peccatore schiavo del peccato. Non importa, il Signore vuole perdonarti. Vuole insegnarti la via da seguire. Vuole insegnarti il bene. Perciò pentiti del peccato. Ravvediti. Basta commettere il peccato. Chiedi perdono a Dio e non commettere più il peccato. Amen. Dice il versetto 9. Egli guiderà i mansueti nella giustizia. Amen. Guiderà i mansueti nella giustizia. Signore, aiutaci ad essere mansueti come tu lo eri. Come tu lo eri, Padre, nel nome di Gesù. Aiutaci, Signore. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, ad essere mansueti. Amen. Dice perché egli li guiderà nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Amen. Il Signore ci aiuti ad essere mansueti in ogni cosa, fratelli, perché chi è uno malvagio, uno che, fratelli e sorelle, si inasprisce, al Signore non piace, perché l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non si gonfia. Il Signore ci aiuta ad essere mansueti come era il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Nel glorioso nome di Gesù Cristo. Benedetto. Amen. Il Signore ci benedica, fratelli e sorelle. Vogliamo pregare. Amen. Nel glorioso nome di Gesù Cristo. Padre, grazie. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, grazie per la tua parola, Padre. Grazie, Signore, che tu mi hai parlato, Signore. Grazie, Padre, alleluia, che tu hai parlato al mio cuore. Nel nome di Gesù Cristo, grazie come tu ci hai parlati. Signore, grazie per la tua parola, Padre. Nel glorioso nome di Gesù Cristo. Alleluia, grazie, Signore, nel nome di Gesù. Benedicici, Signore, riceviamo la tua parola, riceviamo il messaggio che tu ci hai dato, Signore, nel glorioso nome di Gesù Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per l'insegnamento, grazie per l'esortazione, Signore, che viene da te, Signore, perché tu vuoi, Signore, che noi camminiamo in ubbidienza a te, che noi camminiamo rettamente, che noi camminiamo, Signore, ogni giorno nelle tue vie. Padre, grazie. Del glorioso nome di Gesù Cristo, benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica, fratelli.